Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si torna a volare con lui, Apsan Zino Mini Pro, perché oggi ho deciso di riportare lui in volo, perché comunque è il miglior drone, tra virgolette, economico, se vogliamo, da 249 grammi, economico si fa per dire, ma rispetto ovviamente a un DJI Mini 3 Pro o un Autel Evo Nano, sicuramente lui costa molto, molto meno. E la qualità è davvero comunque molto, molto valida. È un drone che, di cui ho già parlato, io l'ho portato spessissimo sul canale perché ha tanti punti di forza. Comunque è stato lui che ha sconvolto il mondo dei droni 249 grammi e che ha dato il via a DJI a, diciamo, impegnarsi di più nel darci qualcosa in più, perché lui è stato il primo ovviamente a avere il sensore anticollisione, il primo a fare l'active track, il primo ad aggirare gli ostacoli, e tutto questo ovviamente ha, diciamo, influito sul fatto che DJI portasse queste novità nei suoi droni 249 grammi, che, come ho già detto in tanti video, se non fosse arrivato lui, secondo me DJI tutte queste cose non ce le avrebbe ancora date. Di questo ne sono convinto. Ovviamente lui non le fa come DJI queste funzioni, perché comunque è arrivato un anno prima e sapete che la tecnologia, ragazzi, in un anno non fa passi da gigante. Di più, quando poi l'avversario con cui ti devi confrontare è un mostro sacro come DJI, capite che un anno è tantissima, tantissima differenza. Però c'è anche tantissima differenza di prezzo. Questo drone costa circa la metà di un DJI Mini 3 Pro. E il video di oggi appunto è per vedere a che punto è arrivato lui dal punto di vista della qualità video con gli ultimi aggiornamenti firmware. Quello che è nel drone è l'1.5.1, che è l'ultimo disponibile ad oggi, che è il 20 di agosto. Poi, se prossimamente, nei prossimi settimane, arriverà un altro, quello lo scopriremo poi. Comunque ad oggi abbiamo questo, quindi la prova sarà fatta con questo firmware. E il cinematic video, ragazzi, è in montagna, quindi siamo a circa 1400 metri, 1500 metri. La giornata è spettacolare, come vedete, cioè guardate che sole pazzesco che c'è. E in una location del genere, ragazzi, se un drone si comporta bene, vuol dire che la qualità video è tanta, tanta roba. C'è anche un po' di arietta, quindi quando si sale di quota l'aria aumenta, quindi un po' tutte queste cose. Come sapete, questo piccolo drone ha dalla sua come lato negativo che tanti modelli soffrono di effetto gelo. Il mio modello ne soffre in maniera davvero molto irrisoria rispetto a tanti altri modelli, e questo, ragazzi, purtroppo ha limitato molto le vendite di questo piccolo drone 249 grammi di casa Apsan. Quindi, detto tutto questo, che era giusto comunque spiegare e raccontarvi la storia, adesso è arrivato anche un po' di vento, si sentirà sicuramente della telecamera, scusatemi, ma questo è. Quindi, detto tutto questo, non perdiamo altro tempo. Se il video dovesse piacervi, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, porto tante novità, spoiler anche di questo video, non arrivate su Instagram, perché arrivano sempre spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni, spoiler dei prodotti che arriveranno sul mio canale YouTube. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Infatti anche di lui spesso lo metto come link quando è in offerta. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. E adesso, più soluzioni di YouTube al massimo, mettetevi comodi e buon volo con Apsan Zino Mini Pro. Voliamo! Ragazzi, fantastico, quest'area gioco per bambini, con giochi tutti naturali, fatti di legno o il tubing comunque, dove si viene giù con un gommone, ma ragazzi, la parte dei giochi di legno con le biglie di legno qua ai piani di Bobbio, ragazzi, è tanta roba, perché comunque sono tutte cose che normalmente siamo abituati a vedere in Trentino, lì è forse la normalità, qua invece è la rarità. E quest'anno, ragazzi, hanno fatto secondo me un lavoro incredibile qui ai piani di Bobbio, siamo a pochi chilometri da Milano. E ragazzi, è tanta, tanta roba davvero, è il risultato che si sta ottenendo in quest'area, oltre ovviamente al lato invernale dove si scia, e chi scia qua sicuramente lo conosce appunto per questo motivo, ma d'estate, oltre alle passeggiate, che quelle ovviamente sono sempre state, tanta, tanta roba, ragazzi, anche questa attenzione per le famiglie, davvero top, bravi, bravi, bravi. Oh,
Yeah.